sono state settimane impegnative, molto dense. Bisognerebbe sentire cosa pensa il pubblico, cosa pensano gli ospiti. I report che ho avuto personalmente, o quello che a me è sembrato come sensazione, non può che essere positivo, devo dire, quest'anno, nel senso che da una parte c'è un dato quantitativo che non è l'unico dato importante naturalmente, però l'affluenza, il fatto che la sala, non solo per le serate chiaramente clou dove ci aspettavamo di avere tante persone, ma anche per le serate più di nicchia, chiamiamole in qualche modo, il pubblico è stato numeroso e soprattutto si è fermato tanto dopo per il momento che è per noi il momento principale del festival, cioè il momento dell'incontro. Negli incontri, peraltro, una cosa che ho notato, si dice sempre che dopo il Covid la gente ha bisogno di leggerezza, di sorrisi, per cui spesso si tende ad avere paura a presentare magari qualcosa di un pochino più strutturato come proposta artistica, possa essere di cinema, di teatro o di qualsiasi altra arte. E invece devo dire che gli incontri hanno avuto sicuramente delle grandi parti di leggerezza, ci sono stati gli aneddoti, e l'aneddotica è sempre qualcosa di piacevole che unisce, ci sono gli sorrisi, le risate, la complicità. Però ci sono stati, e questo mi ha colpito profondamente perché non credevo, anche ci sono stati, diciamo, sembrato anche dalle domande che arrivavano, dalla modalità di risposta degli artisti sul palco, io sentivo il desiderio di approfondimento e di ragionare insieme su temi anche importanti.